Qualsiasi strumento suoni, ti capiterà prima o poi di incontrare una suite. Ma che cos'è una suite? Con suite intendiamo una raccolta di brani in successione. Un sinonimo di suite può essere infatti partita, che significa letteralmente divisa. Una raccolta di brani può avere diversi criteri. Uno di questi, il più frequente, è la tonalità. Ad esempio, una suite in do maggiore o una partita in la minore. Nel barocco, periodo in cui la suite fu veramente una forma prediletta, questa raccolta è spesso formata da danze. Le danze più comuni che potremo trovare in una suite sono l'allemanda, la corrente, la sarabanda e la giga. A queste danze si può aggiungere un preludio, una toccata o una fantasia, insomma un brano in introduzione, e quelle che vengono definite galanterie. Con galanterie intendiamo tutta una serie di danze come il minuetto, la bourrée, la gavotta o la polacca. Ma in una suite potremo trovare anche passacaglie, ciaccone, arie con variazioni, insomma un gran numero di brani che veniva appunto raccolto. Procedendo con il 7, 8 e 900, il termine suite si amplia ancora. Abbiamo raccolte di brani delle più disparate forme e iniziano ad arrivare anche le suite sinfoniche tratte dalle opere di grandi compositori. E questa, tra l'altro, è una pratica che continua ancora oggi con le suite tratte dalle più belle colonne sonore.